9 agosto 1920. Nasce a Pianaccio di Lizzano Enzo Biagi, uno dei giornalisti più noti del XX secolo. Collabora con i maggiori quotidiani del paese e dal 1952 al 1960 dirige il settimanale Epoca. Popolarissimo conduttore televisivo, entra in Rai nel 1961, dove lavora per il telegiornale e per gli approfondimenti giornalistici, testimone attento di tutti i maggiori avvenimenti della sua epoca. Per il suo programma quotidiano Il Fatto, viene accusato di parzialità e colpito dal cosiddetto editto bulgaro. È lo stesso Berlusconi a decretarne l'allontanamento dalla Rai con una intervista in cui si augura che si ponga fine all'uso criminoso della televisione pubblica, come è stato fatto dal giornalista Michele Santoro, dal comico Daniele Luttazzi e da Enzo Biagi. Biagi resta fuori dalla Rai dal 2002 al 2007. Lo dico anche se ci sono i miei editori. Avrei fatto questo mestiere anche per niente. Per fortuna non se ne sono accorti. Muore a Milano il 6 novembre, pochi mesi dopo essere stato reintegrato. Allora, a proposito in qualche modo di spettacolarità o di scoop, tu nella tua carriera hai intervistato tante persone, tra queste mi viene in mente per esempio Ali Accià, hai intervistato Buscetta, hai intervistato terroristi neri, terroristi rossi. Ecco, c'è qualcuno che invece non avresti intervistato o comunque che non intervisteresti? No, perché io credo che in ogni creatura umana ci sia una scintilla di eternità e di grandezza. Io non sono un cattolico praticante, ma ho sempre pensato che il destino dell'uomo deve essere diverso da quello del lombrico, anche se non so come è fatta la società dei lombrichi. Può darsi che sia molto più civile della nostra. E quindi in ogni persona che ho avvicinata, io mi sono sempre, spero, presentato con rispetto per la sua vicenda. Io mi ricordo la Mambro, vista dentro un carcere, poi viste fuori le storie sono diverse, che mi diceva la mia generazione non conosce la parola rimorso. Allora voleva dire che non avevano avuto modo di riflettere. Di quella scia di sangue che per tanto tempo ha segnato la nostra vita. E io guardavo sta ragazza e pensavo al mio amico Tobagi, a Carlo Casalegno, a due giornalisti morti soltanto per aver scritto delle parole che non piacevano a questi altri poveri ragazzi esaltati frutto di una pessima educazione e di una cattiva cultura.